Per la serie Tre domande A della rubrica Punti D, oggi parlo con Fabrizio Boccardo, micologo, illustratore, fotografo e divulgatore instancabile. Dal tempo del primo corso per micologi professionisti tenuto a Genova, dove ci siamo conosciuti ed ho apprezzato non solo l'instancabile lavoro di micologia sul campo, ma anche le pregevoli e perfette immagini a corredo del volume I funghi d'Italia, Bibbia per noi studenti, sono rimasta impressionata dall'energia e dalla dedizione che Fabrizio pone in ogni sua iniziativa micologica e didattica. Ecco alcuni esempi che permettono di capire le doti di illustratore che Fabrizio ha profuso in un'opera con 1615 riproduzioni di specie fungine, un'opera veramente faraonica. Dai tempi del corso Mycology che abbiamo fatto insieme a Genova, Certo. volevo chiederti come ti è nata la passione per i funghi e per il bosco. Ma è una passione che è nata tantissimi anni fa, è nata con l'infanzia sostanzialmente, perché io ho cominciato a andare a funghi da bambino. Ti posso dire che mi è cominciata veramente con il mio cominciare a camminare. I primi passi li ho mossi nel bosco e ho continuato a camminare nel bosco sempre, perché è una cosa che sento veramente mia, mi fa veramente piacere. C'è un rapporto molto stretto con il bosco e Ma quindi poi con i funghi. quali erano i boschi che tu Ah, beh, i frequentavi? boschi dove avevo una piccola casa in campagna vicino a Genova. Sono andato per 40 anni, si può dire, qualcosa di meno, diciamo, 35. Ora sono qui a Sassello da una decina d'anni, ma comunque sempre boschi sono sempre piaciuti tantissimo. Bene, la tua storia come divulgatore è fortemente arricchita dalle tue doti come disegnatore. Hai un segno che è capace di cogliere i tratti caratteristici dei funghi. Nel mio visivo, ad esempio, a volte mi rimane più impresso il tuo disegno che una foto. Grazie. Quindi, quanta emozione metti in queste Tanta, tue tavole? io guarda, diciamo che probabilmente ho cominciato a disegnare i funghi proprio perché li sentivo come qualcosa di mio e avevo la necessità poi di riprodurre le immagini di quello che vedevo nel bosco. Ho cominciato così, ho cominciato con i pesci perché poi per tanti anni ho lavorato anche per l'acquario di Genova e poi con i funghi perché era una cosa che vedevo più spesso e ho continuato. E adesso ci tengo che le tavole abbiano significato dal punto di vista didattico. Quindi grazie perché mi hai fatto un bel complimento. Grazie. E tu hai fatto un dono a Oh, me figurati. che ci ha arricchito vicendevolmente. Allora, io ho capito che hai tu questa grossa passione per i boschi Certo. e quindi mi chiedevo, tu in questi anni, in questo decennio che comunque è più ventennale, ma comunque in Sì. questo ultimo decennio, hai visto in qualche modo cambiare il bosco, Sì. soprattutto la presenza dei funghi, Beh, è anche cambiato la il varietà di clima, specie? sì, perché comunque è cambiato il clima, nel senso che è molto più capriccioso rispetto a prima. Se io mi ricordo un'infanzia dove molto spesso, comunque le stagioni erano definite, noi avevamo il periodo comunque primaverile, quello estivo, autunnale, dove comunque avevi la pioggia abbastanza costante, eccetera. Adesso non è più così, cioè noi abbiamo dei periodi molto caldi, siccitosi e poi magari immediatamente dopo delle piogge molto intense. E questo condiziona il tipo di fungo e la quantità dei funghi. Ci sono dei momenti di esplosione del bosco, meravigliosi peraltro, ma dei lunghi periodi in cui il bosco è piuttosto povero, quindi è tutto diverso rispetto a prima. E le annate poi fungine si sono dilatate nel tempo, cioè io mi ricordo che da bambino a novembre il bosco da noi in Liguria era già quasi morto, molto spesso nevicava. E negli ultimi anni non è più così, cioè fino ai primi dicembre ci sono annate in cui riesci a continuare a trovare funghi, quindi è cambiato, non c'è dubbio che sia cambiato. Tu pensi che ci sia anche una componente di inquinamento o proprio solamente climatico? Ma io penso che ci sia più che altro una questione legata ai cambiamenti climatici, perché poi la questione dell'inquinamento, anzi, tutto sommato rispetto agli anni 70, quando io ho cominciato ad andare nel bosco, c'è una situazione secondo me in Italia, io parlo dell'Italia, comunque migliore dal punto di vista dell'inquinamento, non abbiamo avuto una regressione, anzi, il problema è che è cambiato complessivamente il clima perché stanno cambiando un sacco di cose, cioè lo vediamo, poi a che cosa sia dovuto veramente il cambiamento climatico, cioè è abbastanza opinabile la questione, però è in atto, non c'è dubbio che sia in atto, quindi Insomma, prendiamo. non abbiamo più le mezze No, ecco, no, stagioni. sicuramente no, no, però i funghi continuiamo ad averli, quindi possiamo continuare ad andare a funghi, dai. Bene, guarda, io ti ringrazio di questa chiacchierata, le Figurati. tue informazioni sono sempre preziose e alla prossima occasione. Senz'altro, grazie. Grazie a te. Figurati.
Eccoci alla fine del nostro incontro con Fabrizio Boccardo. Lui è un ricercatore schivo e di poche parole, come spesso sono i liguri. Lascio parlare le sue illustrazioni colorate, il lavoro di divulgazione realizzato nelle associazioni micologiche con cui collabora, il CAMPAL ad esempio, il Coordinamento Associazioni Micologiche Piemontesi Valdostane Liguri, di cui è presidente e animatore di moltissime iniziative. Le foto nei boschi e la sua presenza costante a monitorare territori bellissimi e ancora ricchi di naturalezza, come quelli delle montagne di confine tra Liguria e Piemonte.